Eccomi qua ragazzi, in questo nuovo test mode sono qui per presentarvi questa Samsung PG227. Praticamente è una bot per l'interramento dei liquami e metterò in descrizione anche il sito della Samsung, così potete vedere cosa produce. Non so chi l'abbia fatta, ma devo dire che è fatta molto bene. L'ho trovata nella pagina di Tech Mode e se che ci sono vi dico già che è uscita la versione V3 del John Deere 8R, quindi se vi interessa vi lascio il link in descrizione e anche la sua pagina, così potete scaricarlo e giocarci. Comunque allora, l'autore non so chi sia, però diciamo che come bot non è fatta neanche tanto male, vedete, ben curata. Non so se venga fuori dal 13 Pro, 13 o 15 non lo so, quindi vedrò male di vedere un po', sperando che non abbia magari roba rubato o altre cose, se no mi tocca togliere il video, che palle. Ed è veramente ben fatta, vabbè, col tubo là è un pochettino orribile, ma non si può fare niente. Tutte le parti, cassetta porta attrezzi, non è interagibile, gomme, nuove gomme. Poi anche la targa qui, non so come cavolo fare a personalizzarla. L'attrezzo posteriore. Cioè, vedete, è veramente ottima, ben curata, ben fatta, niente da dire. Peccato che non abbia il Dynamic Osis. E potete vedere, sono due versioni. Perché? Perché queste due botti qua hanno degli accessori in più. La botte di destra praticamente ha il tubo per pescare dalla vasca, questo qui che vedete. Praticamente serve per le vasche, quelle interrate, quelle che trovate per terra, quindi vasche non quelle alte ma quelle bassette. E da lì calate il braccio e pescate. Poi c'è l'hose pipe, che sarebbe i tubi per sfarci in superficie, che sarebbero questi qua, fanno 30 metri di lavoro. La botte contiene 30.000 litri, quindi è una bella botte, bella grossa. Praticamente questi qua si aprono a una barra qui e spargono in superficie il liquame digestato, quello che avete. Poi c'è l'altra versione che ha il tubo per pescare dalla botte, e che sarebbe praticamente questo qui, vedete, queste qua, queste botti, questi qui vedete, che hanno questa specie di imbuto che serve alla botte, col tubo per pescare lì, come lo tira su con la depressione e lo aspira tutto quanto e lo carica. E poi ha versione anche rear suspension, che non ho capito cosa cavolo sarebbe, cioè tradotto sarebbe sospensione posteriore. In teoria credo forse sia il fatto che poi, cioè quando il treno è dissestato, la sospensione si muove indipendentemente dall'asse, nel senso che una ruota sta più su, una ruota sta più giù, non so. Quindi chiedo a voi mari cosa mi sapete dire. Praticamente le configurazioni sarebbero standard, tubo per pescare dalla botte. Uber Land Deutzen sarebbe quello per pescare dalla vasca interrata. L'hose pipe sarebbe i tubi per spazio in superficie, che sarebbe questo qui. Oppure c'è la rear suspension, che non ho capito cosa cavolo sarebbe. Comunque qua viene fuori 30 metri di spargimento, 300 cavalli. Io ho messo un 400 cavalli, quindi direi che va bene. Adesso qua passiamo per quanto riguarda i comandi. Allora, innanzitutto con il tasto sinistra potete andare a destra, scusate, sinistra a destra potete spostare il braccio completamente, tutto completo, mentre hanno su e giù potete alzare il braccio. Con il tasto destro, destra, sinistra potete allungare, accorciare, vedete, questo qua è sinistra, destra, arriva fino a qui, quindi è un bel braccio lungo, destra accorciate, andando su e giù potete comandare la parte secondaria del braccio. Stessa cosa anche quello lì, allungate, piegate, tutto quanto, quindi non c'è niente di strano. E adesso io qua, un'altra cosa che sono dimenticato è, allora, tenendo premuto tasto sinistro e destro insieme, potete alzare e abbassare questa barra qui per spargere più o meno alto digestato o liquame che avete, o se no sinistra e destra potete alzare e abbassare il terzo asse, che vi serve quando ormai la botte è piena e volete avere più stabilità e far meno fatica. Gli assi qua sono sterzanti, fate vedere che questo qua si sterza, mentre anche quello, mentre se lo sollevo l'asse dovrebbe rimanere, no, l'asse resta, ok, fa come se fosse attivo, quindi boh, vabbè. Dato una cosa, che l'asse questo qui, il terzo, tende, vedete, tende a
praticamente tende a trapassare il parafango, ma va bene, non importa. Adesso io qua vado a fare il rifornimento, anzi la butto e qui sparge anche se non avete l'attrezzo posteriore, quindi è una cosa a sistemare, per il resto non ho avuto nessun problema. Adesso vado a rifornirla e poi siamo direttamente nel campo. Boh, come che è arrivato in campo, sì, mi sono accorto che assomiglia molto alla Genius qua del gioco, ma comunque la presento lo stesso perché direi che è fatta bene, aggiunto qualcosina in più, hanno messo altre funzioni, quindi mi pare giusto presentarla. Capiamo X, come ho detto prima, ma con la versione senza la barra posteriore potete anche spargere l'iquame per 30 metri, una cosa da sistemare. Potete aggiungere gli attrezzi che volete con l'altra versione, potete aggiungere tutti questi attrezzi qua, vedete. Dov'è qua? Potete aggiungere magari questo qui, questo, anche questo qua, questo, insomma è versatile, ecco, non è una di quelle che dovete solamente usare attrezzi specifici. Adesso qua io premo V, tutto abbassato, boh, ok, poi col tasto, vabbè questo qua non ho sbagliato. Con il tasto, tutti i tasti premuti verso il su, oggi posso allungare i tubi, nel senso, sì, allungarli e accorciarli, premendo B inizia a liquamare. Siamo strabocati alla rear suspension, vediamo cosa, se cambia qualcosa o no, ma non penso. A vedere non vedo differenze, cioè non vedo niente di strano, quindi non so cosa sia, quindi chiedo a voi se magari sapete cosa intende per rear suspension, perché tradotto sarebbe. Guardate che qua vedo che si regola anche in base alla pendenza del terreno, vedo la barra, il che non è male. Va bene, anche quella del gioco credo, quindi niente di straordinario. Quindi niente, il modo è questo qui, funziona bene, non c'è un problema, qualche piccolo problema da sistemare c'è là, ad esempio l'asso che ho detto prima, il primo asso è qua che tende a, quando tirato su tende a trapassare il parafango. Guardate che con l'altra versione potete spargere anche se non avete nessun bocchettone né un attrezzo apposito, e niente, se non avete problemi segnalatemelo e vedrò magari di, vabbè, anzi segnalate direttamente a chi l'ha fatta, anche se non so che cavolo sia. Niente, l'ho presentata perché come detto prima mi piace come botte, è fatta bene, c'è da dire, anche se magari è presa come modello dalla Venus del gioco. E niente, link in descrizione della mod, link in descrizione dell'8R, link in descrizione del sito della Samsung, in descrizione della pagina di Tech Mod, e niente, al prossimo video, prossimo test mod, prossimo video della mia serie, che da quello che ho visto vi è piaciuto, l'ultimo video che ho fatto della serie, quindi ottimo, vedete il prossimo come sarà, e niente, ciao ciao, al prossimo video.